Amici, buongiorno. Eccoci di nuovo in un'altra stanza di hotel. Sono arrivata a Modena e sono all'RMH Raffaello, tra l'altro ristrutturato di recente, quindi è bellissimo. Abbiamo una stanza fantastica da vedere insieme. Allora, dall'ingresso sono all'ultimo piano, al settimo, tra l'altro. Settimo piano, devo essere solo felice. Ho cabina armadio, per chiamarla così, questo ingresso super elegante e super bello, il bagno, come si accende la luce, vediamo. Wow, un bagno bellissimo, linee pulite. Mi sto avvicinando perché dovete sentirmi, perché il microfono è direzionato di là. Un sacco di asciugamani come piace a me, doccia spaziosa, anche un phon decente. Poi, zona bar con cassaforte e cos'altro? Frigo, perfetto. Bollitore, anche stavolta il mio è superfluo. Zona TV, zona letto. Carina come inspo questa, molto in linea con quella che farò a casa, anche il parquet, zona lavoro con questa bellissima scrivania e sedia, specchi, tanti specchi, uno qua e uno all'ingresso, enorme. C'è un po' troppa aria condizionata in questo momento per i miei gusti perché non mi sto sentendo proprio benissimo. Wow, una vista pazzesca. Look at this. C'è un campo di papaveri bellissimo. Tanti parcheggi sotto che però a me non servono perché questa volta non ho la macchina. E questo è quanto. Ora non mi rimane moltissimo tempo a disposizione, devo cambiarmi subito e iniziare a lavorare perché si è fatta una certa nel mentre, sono le 2 e anche se sono partita molto presto, ho fatto un bel po' di cosine stamattina. Quindi adesso mi preparo, si lavora e poi tornerò da voi con la mia vita nella stanza perché abbiamo già detto questo. Quando sono via per lavoro non ho sempre tempo per fare altro. Questa stanza però mi sta piacendo tantissimo. Devo solo capire come si spegne l'aria. Però ci sono un sacco di quadri bellissimi, molto particolari. Il design è bellissimo, quindi sono super contenta. Avevo bisogno di rilassarmi un po' e ormai quando vado in trasferta mi rilasso. Funziona così. Se qualcuno è curioso di come sta andando, sto vivendo dei momenti veramente altissimi. In questo momento, questa è la seconda sera e quindi ho la serata libera, per cui non sono andata in evento, ho cenato in hotel con una cosa buonissima. Il mio piatto preferito qui è praticamente una vellutata di patate con ricotta e olive e verdure grigliate ed è veramente buonissimo perché l'ho mangiato anche ieri a pranzo, mentre oggi a pranzo ho mangiato patate al forno e verdure grigliate e parmigiano. Tra l'altro, gli ho detto di portarmi il parmigiano perché non sapevo che altra proteina prendere. Mi hanno portato una ciotola gigantesca, ma le porzioni enormi, ma tutto buonissimo. Però in questo momento il momento è altissimo perché questo, per quanto mi piace pensare che sia un whisky sour, è Tacifluidec. Sto di nuovo male. Voglio piangere. In questi 2 mesi mi avete accompagnata in 3 trasferte. E in tutte e 3 le trasferte sono stata male. Sta diventando un incubo e una barzelletta. Comunque in questo momento
Sono felice perché sono in un hotel bellissimo. Sto mangiando cose buonissime. Ieri sera un po' in modo scarno perché ero alla cena all'evento e non avevo avvisato delle mie intolleranze, ma ho mangiato comunque una cosa buona, ho mangiato delle melanzane. Però comunque non devo pensare a prepararmi da mangiare. A pulire la stanza, devo solo lavorare, questo è sempre una cosa positiva. In questa trasferta mi sa proprio che non uscirò. Chi me lo fa fare? Poi stasera diluviava pure. No, no, non ci penso minimamente. Adesso in realtà sono seduta davanti al computer perché mi voglio dare un po' da fare e montare il video perché sono in stra ritardo con voi. Per oggi è tutto, un'altra cosa positiva sono gli outfit. Gli outfit mi piacciono tantissimo, praticamente ho la stessa divisa, pantaloni, jeans blu scuri, magliettina bianca e sopra il mio blazer blu e mi piace davvero tanto, preferisco la divisa blu, che poi non è una divisa perché sono tutte cose mie, però vestirmi così piuttosto che di nero. Ormai il nero non è che mi fa impazzire, però mi sta bene. Ho visto che l'abbigliamento elegante mi dona proprio e penso che tornerò a vestirmi un po' più elegante perché mi piace il mood che trasmetto quando sono vestita elegante e sento di essermi laureata dalla scuola in cui quando mi vestivo di qualcosa di troppo elegante sembravo un po' cattivella. Adesso riesco a passare per una persona gentile anche vestita elegante. Questo è bellissimo, proprio bellissimo. E mi fa veramente piacere perché non è sempre facile, però ce la sto mettendo tutta. Ed è una cosa bellissima. Sto conoscendo tante persone, sto conoscendo tante persone profondamente. Non lo so, sto riuscendo a fare delle connessioni che mai ero riuscita a fare prima e sono veramente felice di questo. E lo volevo condividere con voi. Basta. Adesso mi metto a lavorare e ci vediamo domani. Buongiorno, stamattina sto vivendo una di quelle mattinate che amo. Mi sono svegliata, non ho dormito tantissimo perché alla fine potevo andare presto a dormire, ma non riuscivo ad addormentarmi, cosa stranissima perché ero molto stanca. L'altra notte ho dormito 4 ore e comunque ho dormito poco, però mi sono svegliata alle 7, meditazione, lettura e poi sono andata in palestra. La palestra tutta per me era bellissima, tutto nuovo, tutto bello, tutto pulito, ordinato. Mi sono allenata, ho fatto addominali e poi ho fatto un allenamento cardio sul tapirulan. Scusate, il mio stato di salute sta sempre peggio. Comunque, adesso mi sono già vestita e preparata per andare a fare colazione. Quindi mi sono sistemata anche i capelli, che sia benedetto il Dyson, è l'invenzione migliore di sempre. Mi rende super felice questa acconciatura. Fuori c'è un tempo un po' così, però non mi faccio cambiare l'umore dal tempo. Sono felice, vado a far colazione e poi si va avanti con il resto della giornata. Oggi ho anche pensato che dovrei farvi vedere un po' com'è l'hotel, perché è veramente bellissimo. Tra l'altro la cosa bella è che a colazione hanno anche la torta fresca gluten free. Ieri mattina ho mangiato il brownie ed ero la persona più felice del mondo. È stato meraviglioso. Mi accontento di poco, però per me trovare una torta fresca appena sfornata, non è scontato, è una cosa extra, quindi sono felice. Buondì, stamattina
stamattina torno ai vecchi mezzi perché non ho voglia di portarmi in giro la macchina fotografica e vi porto un po' in giro per l'hotel. Sto andando ad allenarmi, sono mezza addormentata, ma vabbè. Mi sto portando il tappetino perché alla fine una ragione per questo tappetino c'è, perché comunque vai. Nelle palestre degli hotel ho notato che non ci sono i tappetini, quindi il mio è super puntuale. Adesso vi voglio far vedere un attimo la hall perché è stupenda. E poi ci si allena. Buongiorno di nuovo, stamattina sono veramente soddisfatta della mia acconciatura. Stesso outfit degli altri giorni, ovviamente cambio la maglietta, la polo sotto tutti i giorni, però sopra ho sempre le stesse cose. Tra l'altro, una cosa che ho imparato in questo viaggio, che avevo già imparato ma mi ero completamente scordata, è che non bisogna usare per il viaggio i vestiti che poi servono mentre si è via. Perché puntualmente succede qualche cosa ed è andata esattamente così. Ho macchiato i pantaloni e quindi alla fine sono rimasta con un solo paio di pantaloni per tutti questi giorni. Fortunatamente sono pochi, per cui va benissimo, però per il futuro ottimo insegnamento per me. Quindi per il viaggio solo vestiti da viaggio, quindi quelli che sono in più e non serviranno poi durante la trasferta o durante la vacanza, perché se metti quei vestiti là rimangono puliti 100%. Se invece non li metti, ti sporchi, sicuro. Oggi è andata molto bene, sono andata di nuovo ad allenarmi, è stato bellissimo, ho fatto un'ottima colazione. Adesso sto per scendere a pranzare e poi si ricomincia con un'altra giornata di lavoro. Ieri sera in evento ho mangiato da Dio, mi hanno preparato degli gnocchetti al pomodoro e al pesto, erano davvero squisiti e poi ho assaggiato anche il dolce che era questa palla di cioccolato, di mousse di cioccolato con una glassa rossa buonissima, era veramente squisita e dentro c'era anche della marmellata. Buonissimo, tutto buonissimo, bellissimo. Sono felice di essere qui, questo posto mi piace. Mi dispiace che sia l'ultimo giorno perché sono stata davvero bene qui e questa vista al mattino mi regala delle vibe veramente spettacolari. Mi mancherà. Mi mancherà tantissimo. Era solo per farvi un saluto veloce e basta. Poi vado avanti con il resto della giornata. Avete visto quanto è bello l'hotel? È veramente uno spettacolo. Questa è una delle cose positive di quando viaggio per lavoro, perché gestendo sempre dei clienti di un certo livello che comunque alloggiano in hotel di lusso o quasi lusso, se c'è la possibilità di stare nello stesso hotel, mi godo del tempo in un hotel di un certo livello e questo è quel caso. Adesso stavo giusto facendo delle cose al computer, stavo lavorando e vado a pranzare. Mi sa che mangerò la stessa cosa, la crema di patate. Oggi mi va quella perché è buonissimo. O forse chiedo una pasta, non lo so. Ci penserò mentre sono giù. Siamo arrivati alla fine di questa vacanza. Ebbene sì, la chiamo vacanza perché quando sono via per lavoro non faccio altro. E lavoro soltanto, faccio i miei progetti, li porto avanti, però non faccio tutto il resto che faccio a casa. Quindi mi riposo. Stasera, fortunatamente, non devo andare a seguire la cena. E quindi adesso ho già cenato, non sono ancora le 9. Wow! Preparerò la valigia perché domani mattina ho il pick up alle 9 e andrò a dormire presto. Mi sembra una cosa bellissima da fare. Per riassumere, questa settimana ho
Ho mangiato patate, verdure, parmigiano, patate, verdure, crema di patate, uova a colazione e tutte le cose che mi piacciono. Ormai sono diventata una barzelletta qui, però non me ne vergogno. Se questo è quello che mi piace, io lo mangio come. E tra l'altro, ho realizzato una cosa. Anche se mangi la stessa cosa, cioè lo stesso piatto, non è mai la stessa cosa, perché cambia l'esperienza, cambia la materia prima, cambia il modo in cui è stato cucinato, cambi tu, cambiano tutti i tuoi pori, tutte le tue papille gustative, cioè non è mai la stessa cosa, anche lo stesso piatto non è mai identico, mai, perché nulla è identico al momento in cui l'hai provato un'altra volta. Quindi c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Questo in realtà è una metafora per dire che spesso cerchiamo tanta novità in ogni cosa e vogliamo fare sempre esperienze nuove, ma una cosa che caratterizza me e che ho notato che nel tempo comunque, anche se ho abbandonato leggermente, è rimasta comunque dentro di me da qualche parte, ed è l'idea che si possono rivivere le stesse cose, prendetela con le pinze, le stesse situazioni, ma sempre in modo nuovo e diverso. È la stessa cosa che penso anche delle relazioni, cioè io sono sempre stata quella che difendeva a spada tratta l'idea della relazione per cui lottare, da far funzionare, da cercare di andare incontro all'altro. Non l'ho fatto sempre nei modi più giusti, eh. Non per niente. Le precedenti relazioni sono finite, perché comunque ho anch'io i miei difetti, ho anch'io le mie rigidità, che nel tempo sono migliorate e sto risolvendo. Per cui la mia filosofia di vita, che è quella di cercare di far funzionare, di lottare, di andare incontro all'altro, non andava molto insieme alle azioni che facevo. E quindi idealmente volevo una cosa, praticamente facevo un'altra, perché la mia comunicazione era pessima, non era abbastanza aperta verso l'altro, i miei modi di fare non erano quelli per andare incontro all'altro, quindi idealmente volevo fare delle cose, ma nella pratica ne facevo delle altre senza rendermene conto. Adesso l'ho capito, l'ho realizzato e quindi sto rispolverando un po' di vecchie cose, vecchie abitudini, vecchie idee, le sto rivisitando e le sto facendo evolvere e crescere e trasformare in qualche cosa di più grande. Praticamente mi sembra di essere tornata un po' indietro, anche se non è mai un tornare indietro, è impossibile tornare indietro, però mi sembra di essere tornata alle origini, alle mie convinzioni, ma con la consapevolezza e l'esperienza di tutti questi anni di sbattere continuamente la testa, e sento di avere qualche marcia in più in questo momento. Per cui non prendo proprio tutto quello che erano le mie convinzioni prima, perché non erano tutte giuste. Adesso, e poi qualcuna non mi sta stretta, sono cambiata anch'io. Però ci sono alcune che mi sono care. Ad esempio, questa è una di quelle di far fiorire rapporti. Questa è una cosa che voglio coltivare e migliorare. E perché è proprio bello scoprire le persone in profondità. È proprio bello mettersi a nudo e lasciarsi stupire dalle persone, dalla vita, dalle situazioni. Questa settimana, come mai nella vita, è successo e
Sono felice perché sento che sono molto diversa rispetto a quella che ero prima e sto facendo molto più volentieri alcune cose che prima odiavo e sento che da qualche parte si è aperto un buco enorme, si è riaperto. Dove anche se mi fa ancora tanta paura e non mi viene molto facile, però si è aperto questa fessura dove far entrare, permettere agli altri di entrare e di trovare il mio cuore, di trovarsi accolti da me e ripeto, mi fa una paura terribile questa cosa, ma non riesco a frenarla perché sento che mentre prima c'è stato un periodo in cui odiavo tutti, ma non che li odiavo, però mi sentivo non compresa, diversa. Adesso mi sento un alieno che arriva da un'altra galassia, neanche da un altro, da un'altra galassia, ma che ama ogni essere talmente tanto che non posso che voler conoscere tutti quelli che incontro per strada. Mi sta succedendo questo. È successo. Mi sono innamorata della vita. Questa cosa mi rende talmente felice che mi viene da piangere di continuo. Cioè, è una cosa troppo forte. Basta. Questa settimana mi ha resa molto felice. Sono grata. Sono grata delle esperienze, delle persone conosciute, del lavoro che ho potuto fare e della bellezza di cui ho potuto godere e torno a casa felice. Mi aspetto un'altra settimana di nuovo impegnativa e mi aspetto ancora più esperienze e sorprese. Per cui adesso vado a chiudere la valigia perché non vedo l'ora che arrivi domani per scoprire che cosa ha di nuovo da offrirmi questa vita. Io vi ringrazio di essermi stata vicina questa settimana. I vostri messaggi sotto i miei video mi riempiono il cuore, letteralmente. Non potete immaginare, forse dovrei, ogni volta che leggo un vostro commento, dovrei farmi una foto e metterla a condividere perché mi fate piangere. Siete veramente super, super carini. Ci sono un paio di personcine che sono sempre lì, che mi scrivono e ormai siete diventate parte delle storie che pubblico, quindi grazie. Basta, vi saluto, vi mando come sempre un giga mega abbraccio gigantesco. Ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora mi raccomando. Prendetevi cura di voi. Ciao!